Bentornato, benvenuta sul canale. Io sono Emanuela e questo è il mio spazio. Allora, come vi avevo mezzo promesso, vi faccio vedere le ultime cose che ho preso con i saldi perché sono andata in Sardegna e ancora lì c'erano i saldi attivi. E devo dire la verità che comunque c'era ancora parecchia scelta. C'è ancora parecchia scelta. Sono anche, diciamo, agli sgoccioli anche lì, però a seconda del negozio dove andate trovate ancora qualcosa. Allora, devo dire la verità, io a questo giro non ho comprato tantissimo, quindi no, spero che questo video non sia come i soliti miei, che poi mi dilungo, infatti già stiamo iniziando male, perché non ho comprato tantissimo, devo dire la verità. Ero partita, agguerrita, poi non sono andata da Candida, ecco perché questo video sarà un pochettino più corto del solito, perché in effetti io cosa ho comprato soprattutto? Dei sandali. Ho deciso di rifare il parco sandali perché quelli che avevo dall'anno scorso, alcuni non li trovavo più che altro comodi perché ho dei sandalini molto carini presi da Primark, ma diciamoci la verità, quei sandalini sono molto sfiziosi, ma le suole sono pessime. Sono pessime se siete abituati a determinate suole, ovviamente, perché non tutti li patiscono, però il più delle volte, a meno che non siano nelle scarpe col tacco, i sandalini sono proprio flat. Proprio basici, corti, corti, cioè corti, corti, ma che corti? Molto bassi, cioè non c'è magari nessun tipo di tacchettino dietro che sia un vero rialzino per il tallone. E le suole, per quanto siano morbide, però poi se ci camminate per strada si sente la differenza. Sono però molto sfiziosi, molto belli, pieni di strass, di dettagli e con pochissimo ti puoi togliere lo sfizio magari di abbinarti quel sandalino all'abitino. Infatti io l'anno scorso li avevo presi alla bellezza di forse 6-7 euro l'uno, delle infradito bellissime, infradito gioiello, e le ho prese sia sul Celestino, perché ho un sacco di abiti estivi sui toni del blu, celeste, fantasia, tinta unita, ce n'ho tanti, non so, mi piace sto blu, mi sembra che sia particolarmente carino. E poi ne avevo preso anche uno rosa, perché ovviamente rosa, fucsia, le avrete viste sicuramente nelle foto, magari come si chiama? Non mi ricordo se ho più fatto una Week in Outfit, ma mi sembra di sì. Dovrei avervene fatto una dove ho i pantaloni fucsia e questi sandalini rosa sono di Primark alla bellezza di 6 euro. Poi se li trovate anche in offerta, cioè raga. Sono dei sandalini, diciamo, da avere in più come cambio, quella cosa sfiziosa che infatti li pagate poco. Però le scarpe comode, i sandali comodi sono un'altra. E quindi ho approfittato, iniziamo subito. Appunto, ho approfittato dell'ultima tranche di saldi che ho trovato da Globo. È una catena che c'è in tutta Italia, c'è anche a Genova, però non lo so, mi viene un pochettino più difficile andare da Globo, però ci devo andare un po' più spesso, devo dire la verità, perché gli affari comunque si fanno, c'è tanta scelta, scarpe sportive, scarpe casual, stivali, c'è di tutto, tacchi, scarpe per le occasioni, con il più delle volte anche le pochette abbinate, per cui se siete magari delle invitate a un matrimonio, una cerimonia particolare, riuscite anche ad avere una cosa, diciamo, un po' carina, abbinata bene al vestito, magari che vi dovete mettere. Quindi, dal basico alla cosa un pochettino più sfiziosa la trovate. Hanno una buonissima anche sezione di borse in pelle, ce ne sono davvero tantissime. Anche lì c'è borsa, accessori, c'è di tutto, ragazze. Quindi Globo è un altro megastore barra luogo di perdizione. E questa volta c'era la promozione 3 più 1. Cosa vuol dire? Prendevi tre scarpe, ovviamente a tua scelta, senza distinzione, a meno che non ci fossero magari delle promozioni diverse, nel senso tipo un 3x2 di qualcos'altro, e quindi valevano anche le cose ovviamente in saldo, quella che costava meno la pagavate 1 euro. Quindi io ne ho approfittato e ho preso
A parte, ho preso le scarpe per Eva e ho preso un paio di stivaletti Puma, bellissimi. Tra l'altro, stesso modello a stivaletto di quelle che io ho, che vi ho fatto vedere, con la che le ho prese con la striscia nera, con la striscia rosa, che ce l'ho con la striscia rossa, bianche e nere, che imitano le Dunk. Ecco, a lei ho preso quella versione lì, pagate 36 euro e le ho prese già con una numerazione più ampia, in modo da poterle utilizzare come scarpina per l'asilo in inverno, perché sono le cose che lei utilizza di più. Infatti non so neanche se le comprerò degli stivaletti quest'anno, perché per quello che li abbiamo utilizzati, e se li comprerò molto probabilmente li prenderò da Globo, dove comunque li paghi poco anche se sono carini, e quindi per quell'occasione ce li hai, ma anche se non ci spendi tantissimo va bene uguale. Quindi adesso io non mi ricordo i prezzi, ragazzi, dovete magari andarveli a cercare, fate lo screenshot se vi interessa del sandalino, ma basta che mettete nella barra di ricerca del sito sandali estivi in saldo, vi esce tutto e vedete di tutto e di più. Devo dire la verità, c'era un sandalino che mi piaceva moltissimo, il Laura Biagiotti. Era bello, il tacco giusto che volevo. Peccato che avesse una solettina interna, che era di quelle lì un pochettino gommate, ma poi rimaneva molto rigida sotto il tallone e faceva come un effetto, diciamo, rialzato, che mi dava proprio fastidio. Perché sennò avevano un bellissimo, un buon prezzo. Per essere in saldo, tipo costavano sui 30 euro, 20, 29, 25 se non sbaglio, e quindi prezzone molto belle, fatte molto bene, anche carine, diciamo, da utilizzare sia per l'ufficio sia per un'occasione, anche erano carine magari anche sotto un abito da cerimonia. Allora, vi faccio vedere intanto i tre sandalini che mi sono portata a casa io, anzi veramente sono quattro, ho deciso due color, sono andata sul basico perché i sandali, a parte ho deciso di prenderli assolutamente basici per non rimanere, diciamo, fregata con qualcosa da utilizzare solo in determinate occasioni, o troppo da una parte o troppo dall'altra. Due color cuoio, diciamo, e due neri. Quindi, in modo da potermeli riportare e poi averli il prossimo anno, fino a che non si rovineranno. Questi sono tutti con delle solette molto molto comode, e con solette il più delle volte in pelle, ragazze. Quindi tenete conto che, ad esempio, una di quelle che ho preso, ovviamente sono dei sandalini per tutti i giorni, ragazze. Queste qua hanno il laccetto alla caviglia. A me servono così perché io devo anche prendere la macchina, devo guidare, quindi non mi voglio portare scarpe di ricambio. Ecco, quello che io intendevo era un tacchettino che fosse comodo anche per camminare. E adesso ve ne faccio vedere solo una, perché comunque queste qua ovviamente le sto già usando, sono le prime che ho iniziato ad utilizzare. Queste le ho pagate tipo 15 euro. E hanno la soletta in pelle. Adesso vi faccio vedere un attimo i dettagli, se riesco a chiudere sta roba. Allora, intanto c'è questa solettina che non so se vedete la morbidezza, cioè questa è una suola morbida, questa è una suola, cioè a me 15 euro va benissimo una cosa del genere, però è proprio quello che io volevo, che ovviamente i sandalini di Primark se lo sognano. Mi fa sempre ridere provare le scarpe così, giusto per farvi vedere l'intreccio, diciamo, il gioco davanti, che è molto carino. Oltretutto si sposa bene con tantissimi abbigliamenti. Queste le mettete sotto il blu, lo mettete sotto ovviamente i colori di terra, sotto un vestitino bianco. Queste le mettete praticamente su tutto, anche col nero, a me non dispiace in estate. E niente, vabbè, le mie sono tutte taglia 37. E poi sempre color cuoio e con soletta in vera pelle. Qua c'hanno ancora l'etichetta perché ovviamente le ho appena portate dalla Sardegna, sono appena tornata e vi sto facendo proprio come si chiama, il video now now. Anche queste sono ancora più belle perché lasciano il piede un pochettino più nudo davanti, sono ancora più fini. E non lo so, mi sembrava che lo snellissero ulteriormente rispetto alle prime che vi ho fatto vedere. Sono di pelle, ragazza. Queste qua le ho pagati sui 25. Sì, comunque non ho speso più di 25-26 euro a scarpa. Tenete conto di questa roba qua. E quindi speriamo bene per la resa.
morbide anche queste, queste rimangono un pochettino più compatte, l'altezza del tacchettino è sempre quella. Quindi i due color cuoio sono questi, mentre per quanto riguarda quelli neri, presi un po' tutti quanti, diciamo, con un disegno diverso, anche se ero tentata magari di prendere lo stesso modello in due colori, però ho detto vabbè, teniamoci qualcosa un pochettino più di scelta. Ovviamente adesso io farò sparire un po' di robe che non ce ne, cioè, che non mi interessano più e non so che non utilizzerò più. Queste invece non avevano la soletta in pelle, erano tra quelli basici, ma tipo pagati 13 euro questi qui. Però si sente la morbidezza. C'è anche tutta la linea, ad esempio, Miss Globo, proprio specifica che fanno loro, che hanno delle solette veramente fantastiche, molto molto comode. Tant'è che uno dei miei basici è quello con tutte le borchie stile Versace, le stud, ed è uno dei pochi sandali bassi che io riesco a utilizzare anche per camminare, quindi in giro per la città. Niente, questo qua sono sempre io, sì, c'è la fine della bambina. E poi, l'altro dove è finito? Eccolo qua. Questo è quello più particolare di tutte, devo dire la verità, un po', adesso mi prenderete in giro perché sembrano i sandali del fraticello. Però, non lo so, sapete che io bazzico molto su Pinterest e ho visto tantissimi, ma tantissimi abbinamenti basici, più che altro delle ragazze nordiche, con sandalini di questo tipo, riproposti poi da praticamente tutte le grandi catene, tipo Mango, H&M, Zara. Cioè, questa è una roba basica, basica, basica. Anche qua però di nuovo vera pelle per la soletta. Questo com'è che si chiama? Minù. Non lo so, sono tutti marchi che non mi interessano fondamentalmente. Morbida che vi deve seguire il piede mentre camminate, il tacchettino almeno per non essere raso terra, cioè tenete conto del fatto che quelle di Primark sono la metà di queste, eh? Cioè, oltretutto sono in cartoncino. Proprio detta cartoncino con la striscia in plastica. Ecco. E quindi si sente la pelle. Forse queste sono quelle che ho pagato un pochettino di più, però questa è una ciabattina che sarà che il giorno ero anche abbinata nel modo giusto, perché avevo un pantalone morbido di cotone un pochettino largo, con questo sotto ci stava benissimo ed era proprio in effetti l'effetto che volevo, quella cosa diciamo un po' anche pseudo elegantina, diciamo che anche in ufficio non ti fa sentire come se stessi uscendo dalla spiaggia. E quindi niente. Allora, questi sono i miei acquisti da Globo e ce n'è uno soprattutto. Finito. Oh mio Dio. Vi stavo dicendo che da Globo bisogna tenere presente anche le borse in pelle. Io già tempo fa le avevo viste anche a Natale, ho accompagnato mia madre e già ne avevo adocchiata qualcuna e ce ne sono tantissime in pelle, in vera pelle. Ad un prezzo comunque accettabile, questo è il problema, non delle borse in pelle, ok, che te le sparano a 100 euro, grazie, quelle le trovi praticamente in tantissimi altri posti. Allora, io questa volta ho scelto una cosa assolutamente basica. Questa l'ho presa in questo colore anche per sfruttarla bene in autunno. Questo è un colore che secondo me è un po' un basico da utilizzare tutto l'anno, però a me interessava qualcosa da utilizzare da settembre in poi, perché magari quelle cosine un po' più sfiziose o magari colorate me le tengo per le borse estive, ma in questo momento non avevo bisogno di quella, avevo bisogno di qualcosa che fosse basico. Una tracolla che fosse anche eventualmente una borsa a spalla. Questa è la tracolla che mi piace tantissimo abbinata assieme, ma volendola posso anche togliere e utilizzare con altre borse. Proprio cioè, mi piaceva tantissimo questo disegno e appunto la volevo in pelle perché durasse nel tempo, semplicemente. Sparate il prezzo, 39,90.
Questa costava a prezzo pieno 79,80, ma a parte che comunque questi loro hanno sempre degli sconti. Io sinceramente questa qua l'ho tenuta d'occhio, cioè, tra l'altro è morbida, non è quella cosa di pelle rigida, pesantona addosso che vi dà fastidio. Questa si chiude con le chiusure così a calamita, ma le parti interne, oltretutto, cioè, è ben gestito l'interno, perché ha uno, due, tre scomparti, quindi questo si chiude per metterci magari le cose più importanti come il telefono, il portafogli ed è una sacchettina così. E poi avete tutto lo spazio dentro per mettere qualsiasi cosa. Tenete conto che per me è imprescindibile uscire, cioè non esiste per me uscire senza una bottiglietta d'acqua in tutte le stagioni. Cioè, io già solo l'idea, cioè, mi viene sete, quindi la bottiglietta. D'estate mi porto dietro, o magari quando vado a lavorare, quella da 7,50 come altezza, anzi, ce l'ho. Borsa termica forever. E, quando invece vado in giro normalmente, la bottiglietta, anche quella da 500, va benissimo. Dipende quando devo stare fuori. E quindi niente, questo marchio si chiama Divas. Non volevo che avesse marchi particolari, c'era solo qua e quasi non si vede, però c'è tantissima scelta come modelli, come colori. Ce n'era anche, allora, c'era anche la versione nera che volevo portarmela a casa uguale, ma adesso vedo intanto come mi trovo con questa e poi ne riparliamo. Poi, nel frattempo è arrivato un ordine che ho fatto da Temu. L'ho fatto per tutt'altro, mi servivano dei gel per l'elettrostimolatore che utilizzo in combo con i workout che faccio e su Temu e su Shein hanno dei costi veramente ridicoli, i gommini di ricambio, non so se comunque non potevo fare un ordine solo per quello perché mi costava di più la spedizione che altro e allora avevo altre promozioni, sconticini su altre cose, ho detto va bene, approfittiamo e prendiamo queste due cose. E indovinate di nuovo di che cosa stiamo parlando. Scarpe, scarpe e ciabattine. Allora, mi incuriosivano tantissimo queste simil Birkenstock perché niente, la vecchiaia mi ha fatto anche rivalutare il Birkenstock. Io le ho originali quelle della versione in plastica e non so se vi ho fatto vedere, ne ho presa una versione molto simile, ma tra l'altro molto comoda perché la suola è ancora più alta, però risultano un pochettino più larghe nella fascia e mi fanno un pochettino più sudare, devo dire la verità. Però mi piacevano tantissimo questo effetto qua perché questo è bello anche sotto un vestito, non lo so, andate a fare la spesa, una ciabattina così, un bel vestitino e siete a posto, non vi scambiano per una scappata di casa. E allora, a parte che stiamo parlando di 10 euro scarsi, questi qua non è pelle, la suola fatta bene, che imita la Birkenstock molto, molto molto da vicino, unica pecca ovviamente questa è in vellutino e non in pelle, quindi è perfetta per diciamo quella parte. Bah, mezza stagione penso più che altro perché col caldo caldo forse non lo so sinceramente. Adesso la provo un po' e vi aggiornerò se fa sudare la pianta del piede, intendo. Comunque è molto molto carina, oltretutto questa è regolabile, quindi la pianta della scarpa è larga, se vi interessa saperlo, non sapete come vestono, però se avete la pianta fine con questo regolate, infatti come vedete qua c'è il segno di come sono arrivate predisposte, ma io avevo il piede che ci ballava dentro e infatti già dopo due falcate stavo prendendo una storta e quindi voglio più stabilità, la scarpa che mi rimanga attaccata al piede. Pensate per strada, cioè, pensate di trovarvi per strada con una ciabatta così che se ne va per i fatti suoi, lontano dal piede. Anche no, grazie. La storta è dietro l'angolo. Comunque carine, molto carine, poi per il prezzo. Ma prima cosa che ho messo nel carrello sono tanto state quelle lì. Perché quelle mi dovevano giustificare anche un po' la spesa si chiama i cosi postali, no? Le spese postali. Cioè, come potevo esimermi dal pagare 12 euro queste simil Chanel di nuovo e con un altro tacchettino? Allora, praticamente io questa ce l'ho in tutte le salse, ce l'ho in versione ballerina,
in tessuto elasticizzato. Ce l'ho nella versione classicissima che gira, cioè proprio. Si capisce cosa sia successo, c'è anche il mio telefono mi rema contro. Comunque, vi stavo dicendo che questa scarpa io l'adoro perché ce l'ho in mille modi diversi. Dicevo, ce l'ho nella versione ballerina, la versione classicissima che hanno praticamente tutte, quella con il tacchetto da 6 cm se non sbaglio. Esistono versioni con il tacco anche più alto, ma non fanno per me. Però quella già da 6 cm la uso sì, soprattutto quando vado in ufficio, però a volte magari. Questa qua è un po' più comoda, dipende dalle giornate. C'è delle giornate un po' più in modalità, un po' più scherzo, che voglio mettermi queste cose qua, però voglio una roba un po' più abbordabile. Ecco, questa qua è il perché, con un tacchettino, cioè ballerina ma non troppo, ok? E niente, che dirvi, è morbidissima. Questo è in tessuto, non è in ecopelle come altri modelli che ho. Morbida, morbida, questa parte rimane aperta e niente. Comoda, ho preso il mio numero, ho preso il 37, anche qua veste esattamente 23,5 che è proprio la mia taglia perfetta e niente. Ultimo pezzo e poi vi lascio andare e penso di essermi già dilungata fin troppo. Sono andata da OVS e mi è rimasta qua una giacca, quindi siccome penso di prendere altre due o tre cose, visto che ci sono anche i saldi ancora online, quindi approfittate neanche per quello vi faccio questo video, sono entrata e ho avuto la prima folgorazione alla bellezza di 30 euro da 59 e 95, c'erano i saldi fino al 70%, da OVS, tenete conto di questo. Questa giacca in boucle, che bella che è. Cioè, io penso che non renda abbastanza. È un misto tra una giacchina in boucle stile Chanel, c'ha quasi un taglio mezzo caban, mezzo bomber, cioè, boh, non lo so. Fatto sta che è un mix di modelli che secondo me hanno dato vita alla giacca per me suprema. Allora, questa qua, a parte che è bella proprio per il periodo della mezza stagione, sia in primavera che autunno-inverno, secondo me questa si usa tantissimo col blu. E poi c'è le tonalità di blu dei pantaloni che ho preso, sia da Stradivarius che anche, le ho trovate anche su Vinted alcuni. Guardate un po' questo check, è bellissimo. Quindi base bianca con questo scozzese sul blu con righettine celesti, niente, l'adoro. E poi niente, mi è rimasta qua una giacca in jeans verde militare, molto molto bella, che anche quella veniva sui 25 euro, però ero lì un po' tentata, mi sembrava qualcosa di simile a quello che avevo già a casa e poi alla fine no, ma dovevo prenderla perché mi è rimasta qua. Adesso la andrò a cercare, penso che la ordinerò. Questi erano tutti i miei acquisti con gli ultimi saldi e direi che per ora sto a posto così. Cosa avete comprato con i saldi? Avete trovato qualcosa di interessante? Io devo dire la verità, mi sono resa conto che tutte le cose, cioè la maggior parte delle cose proposte erano cose che io avevo già, quindi da una parte sono stata, a parte che avevo delle finanze molto molto ristrette quest'anno, l'anno in cui ho speso meno in assoluto, e non è un male assolutamente, però non ero nemmeno tentata nel comprare perché non ho visto niente che veramente mi dicesse: oh mio Dio, quella lavaglia la devo avere. No. Quindi boh, mi sembra che quest'anno non ci siano state delle collezioni così fighe da dire, no, assolutamente. Sono andata molto 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 alla ricerca di basici, che poi mi sono resa conto essere quelli che sfrutto di più. E fatemi sapere qual è stato magari il vostro acquisto migliore di tutta l'estate, di tutti i saldi, e lo condividiamo magari qua sotto. Spero che vi sia stato utile e alla prossima. Un bacio, ragazzi!